parole struggenti da parte di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, l'addio dato in diretta commuove tutto il pubblico del programma. Punto pubblico a casa e in studio senza parole per la rivelazione della signora del mezzogiorno che, ancora una volta, ha stupito tutti quanti. Neanche il tempo di salutarsi che già questo volto noto della TV se n'è andato per sempre. Anche se Antonella Clerici non era una sua amica e non ha mai lavorato con lui, non poteva non farlo. L'impensabile è avvenuto durante la puntata del 20 maggio di È sempre mezzogiorno in occasione della celebrazione del funerale del collega deceduto improvvisamente dopo una lunga malattia. Apparso pochi giorni prima in TV durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio, il professionista della comunicazione se n'è andato nell'abbraccio della famiglia. Era stato lo stesso giornalista a rivelare che gli restava poco da vivere. L'Italia e il mondo intero hanno quindi detto addio ad un professionista della comunicazione, conosciuto da tutti per avere sempre mostrato il suo sorriso in pubblico e il suo grande cuore. Anche Antonella Clerici, quindi, lo ha voluto ricordare con grande stima. Antonella Clerici, addio a un gentleman della comunicazione. Lutto nel mondo del giornalismo per la morte dell'ex inviato di guerra e conduttore Franco Di Mare, affetto da mesotelioma contratto respirando polvere di amianto e uranio mentre faceva il suo mestiere di giornalista in Jugoslavia durante la guerra. Si tratta di un tumore raro anche definito una delle neoplasie più maligne e incurabili perché coinvolge la camicia che riveste gli organi e che si chiama mesotelio. In occasione dei suoi funerali che si sono svolti a Roma il 20 maggio 2024 tanti suoi colleghi lo hanno ricordato. Antonella Clerici non è stata da meno e ha aperto la puntata del suo È sempre mezzogiorno parlando di questo gigante del giornalismo. La donna ha subito ammesso di non essere una sua amica come tutte le persone che l'hanno ricordato e che purtroppo non hanno mai avuto occasione di lavorare assieme. Quando però era giovane gli diceva che le sarebbe piaciuto vederlo al TG delle 20 di Rai 1 in mezzo busto quando avrebbe terminato di fare l'inviato di guerra. E poi la rivelazione. Ho di lui un bellissimo ricordo. Tutte noi ragazze della mia generazione eravamo innamorate, affascinate dalla bellezza ma soprattutto dalla bravura, dalla fascinazione, dall'essere veramente un grande gentiluomo anche nel trattare le donne.